Buonasera amici del Festival Giallo Garda, ben ritrovati ad una nuova puntata speciale del Giallo in Tour. Oggi sono sull'isola di Pantelleria, scarpette da ginnastica indossate e tutina, sono pronta per girare con voi l'isola, non però utilizzando una guida turistica tradizionale, bensì utilizzando una guida letteraria speciale, La Perla Nera di Luigi Olivetti per l'editore Guerini e Associati. Una guida letteraria è una guida che attraverso l'ausilio di testi artistici e di letteratura ci illustra quelle che sono le bellezze di un posto, in questo caso dell'isola di Pantelleria, illustrandocele attraverso proprio la letteratura. E prima di iniziare questo viaggio vi devo innanzitutto parlare del mistero che circonda l'isola di Pantelleria. Si dice appunto che l'isola di Pantelleria sia la famosissima isola di Ogigia, quella cantata nei poemi omerici, nell'Odissea, la famosa isola di Calipso. Un'isola in mezzo all'onde, isola selvosa, dove l'ombelico è del mare. Iniziamo il nostro tour partendo dall'unico edificio rimasto integro, come lo vediamo, praticamente di struttura bizantina, che è il castello di Pantelleria, definito il castello di Barbacane dai panteschi. Perché è l'unica struttura praticamente che è rimasta intatta a seguito del bombardamento, del grandissimo bombardamento del 1943 che subì l'isola durante il secondo conflitto mondiale, che rasa al suolo praticamente l'isola stessa. Dal castello di Barbacane, che riusciamo appunto a visitare ancora com'era all'epoca, prendiamo la perimetrale. Prendendo la perimetrale possiamo decidere o di scendere al mare oppure di salire sulla montagna grande. Diciamo che senza interpellarvi troppo io ho deciso di scendere al mare e magari di fare un'immersione come quella descritta da García Márquez nel racconto intitolato L'estate felice della signora Forbes, uno dei 12 racconti raminghi scritti nel 1976. Nuotammo in superficie fino alla linea del faro di Pantelleria, svoltammo dopo un centinaio di metri a destra e ci immergemmo dove calcolavamo che avevamo visto i siluri da guerra all'inizio dell'estate. Erano sempre lì, 6, dipinti di giallo solare con i numeri di serie intatti e adagiati sul fondo vulcanico in un ordine così perfetto che non poteva essere casuale. Poi proseguimmo girando intorno al faro in cerca della città sommersa, di cui tanto e con tanta meraviglia ci aveva parlato Fulvia Flaminia, ma non riuscimmo a trovarla. Di lì a 2 ore, convinti che non c'erano nuovi misteri da scoprire, risalimmo in superficie con l'ultima boccata di ossigeno. Risaliamo anche noi in superficie e andiamo a visitare una delle strutture fondamentali abitative dell'isola di Pantelleria, il Damuso. Il Damuso è chiamato così perché è una struttura in pietra, ma che ha una cupola. Damuso è proprio la cupola in arabo. I Damusi sono molto apprezzati da chiunque perché sono molto riconoscibili, caratterizzano proprio l'isola di Pantelleria. Ma un grande attore, ormai defunto purtroppo, Massimo Troisi, nell'estate del 1993 si trovava proprio sull'isola di Pantelleria per girare alcune scene del postino e rimase proprio colpito dalla struttura dei Damusi e dalla bellezza dell'isola e così ne parlò. È un'isola particolare, con le case fatte in un certo modo, un'architettura originale che la distingue dagli altri posti del Mediterraneo, con le discese a strapiombo sul mare, le ombre, i colori. All'interno di questo Damuso non possiamo non mangiare uno dei prodotti enogastronomici principali proprio dell'isola e della stessa economia italiana, i capperi. Ma i capperi vanno nel polipo alla napoletana? Questo è il dubbio che attanaglia il nostro Montalbano. Che voli mangiari? M'hanno detto che lei sa fare benissimo i polipi alla napoletana. Giusto, dissero. Li vorrei assaggiare. Assaggiare o mangiare? Mangiare. Ci metti passoluna di Gaeta? Le olive nere di Gaeta sono fondamentali per i polipi alla napoletana. Filippo lo tagliò sdignato dalla domanda. Certo, e ci metto magari la chiapparina. Ahi, quella rappresentava una novità che poteva rivelarsi deleteria. Non aveva mai sentito parlare di capperi nei polipi alla napoletana. Dopo aver mangiato e assaggiato questi famosi capperi di Pantelleria, prima di lasciare che voi possiate in autonomia girare l'isola attraverso appunto l'ausilio di questa guida letteraria, vi vorrei praticamente portare nell'ultimo posto famosissimo che è il giardino di Pantelleria. Pantelleria è piena di questi giardini, sono dei giardini nascosti di forma cilindrica, muro secco, hanno delle porticine, ovviamente non sono coperti, e all'interno di queste porticine troviamo dei piccoli giardini, dei piccoli agrumeti. Anche qui sono di origine ovviamente araba, per l'influsso della dominazione araba che c'è stata per molti anni sull'isola, e sono dei posti che proprio donano tranquillità, soprattutto tranquillità all'anima.
e che sono stati celebrati anche da una famosa canzone di Sergio Endrigo, scritta nel 1962, Il giardino di Giovanni. Il giardino di Giovanni abbracciato alla sua casa, dove non muore mai la rosa e non si computano gli anni, il giardino di Giovanni. L'ho scoperto per caso una notte di luna, inseguendo i tuoi passi oscuri. Vi lascio continuare il viaggio sull'isola, però prima di salutarvi vorrei salutarvi appunto con delle parole famose, le parole di Alexandre Dumas, che si congedò dall'isola di Pantelleria una sera d'estate su una barca a vela in questo modo. Erano le 7 di sera quando alzammo di nuovo le vele. Per nostra gran fortuna il vento, che aveva soffiato per 2 giorni da est, ora soffiava da sud. Quel vento africano portava con sé calde folate di deserto libico. Fra noi e il cielo si stendeva come una polvere di ceneri rossi e il mare era tanto fosforescente che pareva muovere onde di fuoco. Per un quarto di lega dietro l'imbarcazione la scia sembrava una colata di lava. La Perla Nera di Luigi Olivetti per Guerini Associati. Vi lascio continuare ad esplorare l'isola di Pantelleria. Io invece devo partire subito alla volta dell'isola dell'Asinara. Se volete seguirmi e venire con me sull'isola dell'Asinara, l'appuntamento è per giovedì prossimo alle 18:30 qui sulla pagina Facebook del Festival Giallo Garda. Un abbraccio a tutti!